Al centro sportivo a Seminello va in scena la prima giornata del campionato Under 18 con i padroni di casa del Cagliari che ospitano i ragazzi di Cristian Papalato. Andiamo a vedere subito le formazioni con il Cagliari di Claudio Bellucci che schiera un 4-3-3 con Davide Collu, capitano, al centro della difesa in maglia numero 5. Cristian Papalato invece opta per un 4-2-3-1, Pisani il trequartista dietro l'unica punta Bertolini. Partenza subito shock per la Fiorentina e sprint per il Cagliari con Ardau attentissimo a leggere la traiettoria del pallone, lo sottrae a Keita, punta la porta, va la conclusione, miracolo di Leonardelli che chiude in calcio d'angolo, prima occasione per i padroni di casa che insistono cercando di sfondare sulla destra prendendosi tutti gli spazi del caso. Qua molto bravo Pasquale a saltare Trapani, va al cross in area di rigore, il colpo di testa di Ardau ottiene una sponda amica di un difensore della Fiorentina, non inquadra però lo specchio. Ardau che si renderà ancora protagonista, batte questo corner dalla destra, allontana Trapani. Ancora il numero 10 del Cagliari rientra sul mancino e impensierisce, e come Leonardelli che si deve impegnare per impedire l'1-0 del Cagliari. 1-0 che arriverà qualche minuto dopo, sempre Ardau, entra all'interno dell'area, il pallone è buono per Lai, sponda per Asproni, conclusione spettacolare del numero 7, potente, precisa, nulla da fare per Leonardelli. Ardau ancora protagonista dalla bandierina, il colpo di testa allontana Trapani e poi Collu approfitta del regalo, il capitano in maglia numero 5 Davide Collu porta i cagliaritani sul 2-0. Occasione però per la Fiorentina, Pisani per Bertolini, intervento di Russo e calcio di rigore fischiato dal direttore di gara il signor Davide Galiffi della sezione di Alghero. Sul dischetto si presenta proprio Bertolini in maglia numero 9 che si è guadagnato questo calcio di rigore. Batte Renna mettendo il pallone sotto la traversa e riaprendo i giochi. Fiorentina che inizia la ripresa in maniera decisamente più aggressiva alla caccia del pareggio, ma un lancio dalle retrovie in direzione di Boi genera un pasticcio tra Giusti e Lucchesi. Arriva Ardau, esce Leonardelli che prende il cartellino rosso e quindi viola in 10 per questo intervento di Leonardelli ai danni di Ardau. Episodio che vanifica non poco l'ultimo assalto della Fiorentina e infatti sul rilancio di Renna termina la partita 2-1 per il Cagliari. Non c'è più tempo per altre emozioni, partono benissimo i ragazzi di Claudio Bellucci.